Questo è il Pentax Q, l'apparecchio Pentax Q mirrorless. È un apparecchio appena presentato ed appena giunto in Italia. Noi siamo riusciti ad averlo in anteprima e a poterlo provare. Quindi adesso andiamo a vedere i risultati, andiamo a scattare delle foto per vedere i risultati di questo apparecchio. Bengro Travel. Bengro Travel è una serie di cavalletti costruiti apposta per il fotografo escursionista, il fotografo che si muove a piedi, in bicicletta e anche, perché no, a cavallo. Questo è l'ultimo della serie dei Bengro Travel ed è caratterizzato dal fatto di essere costruito in maniera un po' differente dai soliti. Infatti, se noi lo vediamo di piatto, si vede che è molto sottile. Difatti, le loro zampe, cioè le sue zampe, sono incernierate non su un supporto rotondo come quello di tutti i cavalletti, ma su un supporto rettangolare. Adesso lo andiamo ad aprire. Ecco, vedete che comunque rimane la base triangolare. Il cavalletto ha tre allungamenti, quindi può raggiungere una buona e sufficiente altezza. Gli allungamenti si chiudono con una chiusura a collare molto semplice e immediata da utilizzare. Ed ecco che noi abbiamo aperto il nostro
Cavalletti. Chi non fosse ancora soddisfatto dell'altezza raggiunta dal cavalletto, che comunque è più che sufficiente per qualsiasi tipo di foto, può aggiungere questo accessorio. Ecco, vedete, è un accessorio, un'impugnatura, infatti può anche servire come impugnatura della macchina fotografica, a due allungamenti, uno e uno due, in modo da raggiungere veramente un'altezza superiore ai 170 cm. Naturalmente sul cavalletto può essere montata qualsiasi testa sferica o anche panoramica per chi volesse fare dei video. Comunque questa è una semplice testa a sfera, sempre di Benro, testa a sfera con tanto di piastra, di modo che si può inserire la piastra nel fondello della macchina fotografica e tenerlo fisso in modo da essere pronti, veloci ad inserire la macchina sul treppiede. Questa è la testa a sfera, leggera, che sta anche comodamente in uno zaino, in una borsa fotografica, ha i movimenti in modo da poter coprire tutti i 360 gradi. Il cavalletto viene fornito con una comoda e pratica borsa nel quale trova posto, come vedete, il cavalletto e anche la eventuale impugnatura aggiuntiva. Interessante notare che assieme al treppiede viene fornita di serie una serie di puntali. Per esempio, noi abbiamo montato i puntali per gli esterni, infatti queste punte si possono fissare, possono entrare nel terreno in modo da rendere più stabile il treppiede, però si possono togliere grazie anche a questa chiave che viene fornita di serie, ecco, si possono togliere e quando noi fotografiamo in interni, ad esempio in situazioni in cui esistano dei pavimenti, abbiamo una serie di puntali in gomma che sostituiscono quelli in ferro. Vi sarete chiesti del perché di questa ambientazione, di questo set? Beh, la spiegazione è molto semplice. Noi questo cavalletto lo proveremo e vi faremo vedere i risultati, cioè le foto scattate grazie a adesso. Dicevo, lo proveremo durante un trekking a cavallo sulle montagne del Piemonte, esattamente un trekking che vede la traversata delle Alpi dal paese francese di Lens-le-Bourg fino alla cittadina di Susa.